Portare in quota piccoli satelliti con l'ausilio di un pallone aerostatico. Questo è l'obiettivo di Zero to Infinity, società privata spagnola fondata nel 2009 che lo scorso 1 marzo ha testato con successo il suo sistema. Arrivato a 25 km di altezza, il pallone aerostatico ha liberato in orbita Bluestar, il veicolo di lancio a tre stadi, che ha acceso i suoi motori correttamente e si è spinto verso gli strati più alti dell'atmosfera per qualche chilometro, prima di ricadere nell'oceano. Lo scopo? Validare i sistemi di telemetria, effettuare un'accensione controllata, testare l'apertura del paracadute e il recupero dopo l'ammaraggio. L'obiettivo è riuscire a spingere Bluestar sempre più in alto per dare il via, a partire dal 2019, a future missioni commerciali, caratterizzate da costi ridotti e basso impatto ambientale. Secondo i piani dell'azienda spagnola, il veicolo di lancio sarà in grado di trasportare satelliti fino a 150 kg, raggiungendo i 600 km di quota. Un altro passo avanti nella corsa allo spazio nel settore privato.